Ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. È la terza volta che inizio questo video perché prima abbaia il cane, poi Ale mi chiama, poi sempre qualcosa. Comunque, benvenute in questo lunedì che tutte le mamme aspettano con ansia quando arriva l'autunno, quando inizia la scuola. E quindi ci siamo, ragazze, ci siamo. I primi malanni sono giunti anche in questa casa. Ebbene, sì, si parte, nonostante io abbia preso lo sciroppo, quello dell'umano, abbia preso questo, quello, quella. Niente, siamo già partiti, ho fatto manca tempo. Va bene. E niente di che, niente di che, però si parte. Infatti oggi Federico non è stato bene, allora per non uscire e portare solo Alessandra, le ho tenute tutte e due a casa. E speriamo sia una cavolatina che domani si possa riprendere, altrimenti iniziamo bene, ragazzi, iniziamo bene. Sì. Ho bisogno di un caffettino, ho messo Nanna a Nanna Ale e stavamo indagando io e Fede se, visto che ho finito il burro, se esiste il modo di fare una cheesecake senza burro. Non credo, sinceramente, però c'è? Fede sta indagando. E cosa ci mette al posto del burro? Mi do qualche... No, ma non so se esiste. Forse fanno mettere l'olio, un po' d'olio, però nella base, sapete, no, i biscotti tritati hanno bisogno del burro perché diventi, poi una volta che riposa in frigo diventa solida, quindi è la base della cheesecake. Il problema è che non ho il burro, quindi stavo pensando, chissà se c'è qualcosa che può andarlo a sostituire. Ci foste voi in diretta, me l'avreste già detto, sì o no. Invece dobbiamo indagare. Comunque vi faccio un caffè perché mi sto addormentando. Devo montare un video fettino po eh? Ah, mi sa che non c'è alternative. Avevo bisogno di un caffettino, anche perché stamattina mi sono fatta il latte col miele, quindi non ho preso caffè oggi. No, ho il Philadelphia. È il burro che mi manca. Vuoi un po' di latte caldo? Già che devo farmi, perché fa? No, col caffè no, perché stai prendendo anche la medicina. Però poi ci manca che ti bevi il caffè a 11 anni già. Tu ne faccio un po' di più e ti ci metto il miele, come stamattina. Meglio il miele del caffè. E quindi così io prendo un po' di schiumetta solo per il mio caffettino, lui gli faccio un po' di latte con il miele, sperando che se trova una soluzione per la cheesecake, preparo la cheesecake, se no aspetto domani di
Uffa, non ho il cavalletto, l'ho dimenticato giù, cioè su. Se non trovo una soluzione. Tazza di Capitan Mutanda. Questa tazza qua. E l'aveva regalata a mia. Ma chi sei il pupazzino di Capitan Mutanda? Che fine ha fatto? Avevamo anche il pupazzino. Ne aveva presa mia mamma. C'era. C'era la tazza col pupazzino dentro di Capitan Mutanda. Comunque. Comunque, miele. Mettiamone un pochino che ti aiuta. Ti è piaciuto il latte stamattina? Sì. Ah, allora ti piace? Il masto miele qua è buono. È il millefiori, è delicato. Miele mille fiori, è davvero buono questo. Hai la farina. Cos'è? La farina. No. Hai i datteri? No. Ma che ricetta è una cheesecake con i datteri? C'è ancora l'infradito. C'è ancora l'infradito, vi dico solo questo. Oh, ma che bello, è uscito il latte. Cioè, niente, io non ce la posso fare. Se non esce non sono felice. E mi sta cadendo anche la piantina. Perfetto. E voilà. Mamma mia. Che schiuma. Oh, wow. Quindi, tornando a noi, hai scoperto qualcosa sulla cheesecake fasulla che vogliamo fare? Sì. Mm? Usare l'olio. Davvero? Sì. Ah, allora ci avevo visto giusto. Ma quanto? Te lo dice? C'è la ricetta? No. Ma come no? Hai proprio cercato come sostituire... Non ho messo lo zucchero. Come sostituire il... Olio. Da una parte ci sono tutti i benefici di lasciar perdere e quantità di grassi rispetto a quel cattivone del burro. Cattivone burro, vero? No, per la questione tecnologica. In pasticceria il burro non viene a mani basse, sia come legante che sul profilo aromatico. A chi però sceglie di non sceglierlo, lo vedo dire con la voce. Attenzione alle dosi. Però ah, ok. Che bravo, mamma mia. Quindi 100 ml di olio in sostituzione di 125 di burro. Quindi se trovo la ricetta, devo vedere quanto burro dice, ma mi pare proprio, forse anche meno di 125. Quindi, forse riusciamo a fare la cheesecake, volevo farla per i bimbi. No, anche perché, essendo che l'olio lo mischi con i frollini, e sopra c'è tutto il formaggio, la panna, neanche te ne accorgi. Cioè, secondo me neanche te ne accorgi. Oh, quindi adesso io mi prendo il mio caffettino e mi mangio un canestrellino che ho foderato così perché si è rotta tutta la pellicola e poi si seccano. Sono troppo buoni i canestrellini. Ho visto un video di non mi ricordo chi. Che si mangiava un canestrello e mi ha messo una voglia. Allora, appunto, ieri che siamo andati al Carrefour a prendere quelle quattro cosine, li ho visti, ho detto, senti, li devo prendere. Boh, caffettino.
cerco la ricetta, monto il video e vi aggiorno dopo. Volendo potrei fare il video ricetta della cheesecake. La cheesecake di salvataggio senza burro. Potrebbe essere una soluzione. È arrivato il supporto medico con le medicine. Epid, barriera, spray orale, calma, rilittazione della gola e del cavo orale. Se vi interessa, dispositivo medico. Allora spacchettiamo. Eh no, è per i bambini che gli abbiamo detto che a 11 anni. No, sai quando dicono Sì, dispositivo medico. esatto. Ah, c'è il tappino? No, aspetta, Sì. non si stacca allora. Scusa. Ha spruzzato. Volpe, comunque. Non esce. Sono Ma perduta. scusa, ma no, ma non esce. Non c'è il burro che te lo spruzzi in faccia. Vabbè. E poi un po' di classica tachipirina. Questo è lo scontrino. Va? Fa schifo. Ma non è vero, non dà diretta. Sto registrando. Gli udite voi? Che sinfonia. Vergogna. Scrivete nei commenti sinfonia. Sti maschi che fanno le porcellinate. Non so di cosa parlo. Tra te e Fede non so chi scegliere a gara di Rutti. È finito? Ehi, amore mio. Secondo voi sta male? A me pare proprio di no. Domani a scuola. No. Fila. Con le 6 pagine di scienza studiate. Esatto, ah, ma tanto adesso te le leggi, perché come gli ho detto, essendo in prima media bisogna stare al passo, perché altrimenti qua, per fortuna adesso, a differenza di una volta, con la tecnologia c'è questa applicazione che è il registro elettronico dove mettono tutto cosa hanno fatto, le pagine, eccetera. Quindi. Sta mangiando come sempre. È lui che apre il frigo. Quando fa così bisogna fare così. Toglila, 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 toglila. Lo so. Ah, ok. Grazie, fatti leggere le pagine, dai. Cicci che vuoi, cicci che vuoi, È l'unica cosa cicci che ho per i bimbi, non toccare. vuoto. Non è vuoto. Cioè, c'è tanto tanto a dare quello. E che Sto scherzando, bevilo, ci sono i succhi.